L'espressione mobilità sostenibile indica delle modalità di spostamento in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli, come ad esempio l'inquinamento atmosferico. Noi della classe terza RIM abbiamo ideato e diffuso tramite QR code un sondaggio sulla mobilità sostenibile per la generazione Z, al fine di raccogliere informazioni e opinioni dei nostri coetanei in merito ad un argomento che li riguarda da vicino. Il sondaggio è stato compilato a 300 persone, prevalentemente studenti italiani e americani. Il campione di riferimento è risultato per l'89,7% composto da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, quindi ampiamente rappresentativo della cosiddetta generazione Z, e per il 53,7% si tratta di ragazze. I risultati sono i seguenti. Il campione, alla domanda sulle modalità di spostamento quotidiano, indica per il 39,7% di prediligere i mezzi pubblici, dato prevedibile poiché si tratta prevalentemente di minorenni. Al secondo posto troviamo poi le automobili, in particolare l'83,6% si muove con auto a benzina o a diesel. Invece risulta ancora piuttosto bassa la percentuale di auto elettriche a gasolio o a idrogeno. La causa è legata al costo, alla recente commercializzazione e alla mancanza di colonnine di ricarica. Dall'indagine emerge inoltre che la maggior parte della nostra generazione percorre quotidianamente da 0 a 5 km, con un massimo di 10. Tra chi non sceglie di spostarsi in auto prevale il 78,2% l'utilizzo dell'autobus. Una percentuale minore sceglie invece di usare il monopattino, che però risulta per il 75% di proprietà. Il 47% utilizza mezzi diversi all'auto, innanzitutto per questioni di vicinanza e al terzo posto per ragioni ecologiche. Se ne deduce quindi una certa sensibilità nei confronti dell'ambiente. Infatti la maggioranza del campione sarebbe disposta a valutare un'alternativa all'uso dell'auto, indicando tra i motivi per farlo proprio le ragioni ecologiche, mentre i motivi per non rinunciare all'automobile hanno a che fare principalmente con il non dover sottostare a vincoli di orario. Se ne deduce che vada potenziato il servizio pubblico e reso economicamente più vantaggioso per i ragazzi che vanno a scuola. Il 96% del campione pensa un giorno di prendere la patente per questioni di indipendenza, visto che ritiene che in futuro ci saranno ancora le auto. Chi invece ha risposto che non intende prendere la patente indica tra i motivi principalmente la paura. Infatti la strada può essere pericolosa a causa degli incidenti provocati dalle distrazioni alla guida, della velocità, del mancato rispetto delle regole, dell'inesperienza, dell'abuso di alcol e droghe. I giovani evidentemente sono ben consapevoli dei rischi che corrono, quindi occorrerebbe da parte delle istituzioni rendere le strade più sicure e potenziare l'educazione al rispetto delle regole. Il 66,3% del campione ha sentito parlare dell'Agenda 2030 e sa cosa sia la mobilità sostenibile ed è anche interessato a saperne di più. Ciò conferma la sensibilità della generazione Z verso le tematiche ambientali e la consapevolezza che l'azione passi prima attraverso la conoscenza. Infine, coloro i quali immaginano un futuro senza auto le vedono sostituite dai mezzi pubblici che, insieme alle piste ciclabili e alle stazioni, risultano per la maggior parte dei casi già presenti sul territorio. Questo è un dato positivo che emerge dall'indagine. Tuttavia, sul territorio mancano altri servizi che potrebbero migliorare la qualità della mobilità, come il noleggio di auto, moto, bici e monopattini elettrici. La maggioranza del campione, invece, immagina un futuro con auto elettriche, auto ibride, ovvero dotato di due motori, motore elettrico e motore termico, auto ipertecnologiche, quindi con guida automatica, più sicure e meno inquinanti, o addirittura volanti!